It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. Terminata la prima serata per la selezione della ragazza spettacolo qui al Guardavalle. Una bella serata con tantissime ragazze. Siamo con il patron Tonino Galli. Una serata riuscitissima, beh, come al solito queste serate sono state sempre bellissime. Sì, noi cerchiamo sempre di dare il meglio e di far divertire soprattutto le ragazze. Questa era una semifinale, ci sono state 50 ragazze che si sono contese i titoli. Difatti ora domani 25 ragazze, compresa l'ultima che non era stata nominata dalla giuria, Nannizia Aurora, che è stata, diciamo, ammessa alla finale. Quindi domani sera 25 ragazze, e ne approfitto per ringraziare l'amico Sebastiano Speziale, che è un manager di grande spessore, ha curato il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta con grande professionalità, ha portato 10 belle ragazze, tra cui anche questa cantante che sicuramente farà parlare di sé. Ecco, lei che è un manager e quindi... E queste ragazze, queste 25 ragazze, ma anche le altre, quelle che non sono state scelte, veramente hanno dimostrato tante professionalità. Non sembrava che fossero proprio alla prima esperienza. Allora, prima di tutto ringrazio il padron per avermi invitato qua e per avermi assegnato delle regioni un po' delicate e importanti. E poi devo dirvi che tutte le ragazze, a mio parere, hanno dato il meglio di loro stessi e tutti dovrebbero essere premiate. Purtroppo in questi concorsi c'è sempre quello che è un passo in più delle altre, però io le faccio in bocca al lupo a tutti quanti, queste ragazze. Ecco, la cosa bella di questa manifestazione è che le ragazze hanno la possibilità di partecipare, ecco, anche se questa sera sono state eliminate, però possono partecipare ancora ad altre fasce. Sì, 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 perché abbiamo 21 fasce tra sponsor e fasce secondarie e poi le 9 fasce nazionali, damigelle prima, modo spettacolo, modo internazionale. Quindi ancora sono tutte in gara, non sono state eliminate e saranno qui con noi fino a domenica, quando daremo i premi a tutte le vincitrici. Tra l'altro volevo approfittare stasera per dire perché abbiamo fatto una miss, cosa che mai succede, la miss delle mamme, e volevo appunto chiamarla la signora Cannone, che stasera è stata eletta a furor di popolo la miss mamma 2014. Ecco, buonasera signora, ecco, la signora Cannone è stata eletta la Miss delle Mamme, ecco, poteva forse essere una partecipante, vista la sua bellezza. Grazie, e la sua... grazie. Ecco, sentirsi qui in mezzo a tutte queste ragazze e essere eletta così Miss Mamma, cosa ha provato? È stata un'emozione forte e molto bella, veramente non me lo aspettavo. Quindi sono felicissima. Da dove viene lei? Da Brindisi, Puglia. Quindi è una meridionale pure lei. Ecco, ma ci sono anche tanti concorsi che fanno proprio per le mamme, per le under 50, sono dei concorsi veramente che anche qui in Calabria fanno gli anni. Sì, solo che diciamo non ho mai pensato di partecipare perché non lo so. Ci faccio un pensierino. Va bene, d'accordo, grazie mille. Ecco, ritorniamo a lei. Volevo fare una proposta al padron, dato che abbiamo fatto Miss Mamma, facciamo anche Mister Papà. Vuol dire che domani sera si può fare anche Mister Papà. Mister Papà dobbiamo fare domani sera. Bene, bene, io ringrazio ancora il padron, grazie anche a voi e buona continuazione. Salve, arrivederci. A ragazza moda e spettacolo, Micaela Fote, una cantante calabrese, da Ti lascio una canzone a Guardavalle. Sì, sono calabrese, nata e cresciuta a Reggio Calabria, però questa è la Catanzaro, in realtà è la mia terra d'origine, i miei nonni sono nati e cresciuti qui, quindi per me tornare qui è come rivivere il passato e le mie tradizioni e la mia cultura. Tu sei stata anche a Sanremo e hai fatto anche delle canzoni.
Sì, sì, sono stata al Festival di Sanremo nel 2011 con Poche Cenere, che è la canzone che poi mi ha portata al secondo posto nella categoria giovani e prima al televoto. E poi ho pubblicato un album con Sanremo e dopo un altro singolo scritto da Checco Silvestri di Modà, che è Splendida Stupida, che forse è quella che mi ha portato davvero tantissima fortuna e in tutte le radio nazionali e TV nazionali. Che cosa bolle in pentola? Sto lavorando, anche se sono qui per qualche giorno a Guardavalle, e sto lavorando al mio nuovo progetto artistico e sto scrivendo tantissimo, quindi è un periodo anche di ispirazione. Avere il mare, la terra mia calabrese, Calabria, e molto mi stimola molto. Tu stasera sei stata in giuria, come hai visto queste ragazze che si sono esibite questa sera per la fascia del musical? Sono tutte ragazze bellissime, ovviamente bellissime ragazze con del talento. Stasera si sono anche esibite, hanno fatto vedere la loro dote canora, artistica, chi ha danzato, chi ha cantato, chi ha recitato, e devo dire che comunque non sono ragazze prese proprio che si ritrovano nel nulla, anzi sono delle ragazze con delle basi. E poi la cosa che mi ha colpito di più è forse che la famiglia, quasi tutte le ragazze sono accompagnate dalla famiglia, quindi vuol dire che c'è un sostegno morale e di base ed è molto molto bello. Sono delle ragazze, credo, con delle fondamenta, cioè con delle basi grandi. Tu ci sarai fino all'ultima serata? Io ci sarò, domani sarò presidente di giuria, quindi avrò questo importante incarico di giudicare, di dare la fascia alla ragazza moda e spettacolo, e sì, starò anche per le serate successive. Mi trovo quasi in famiglia, quindi sto molto bene. In giuria o ti sentiremo anche cantare? E chi lo sa, questo non lo so. Vi invito tutti a seguire lo spettacolo e vedremo, magari ci sarà qualche sorpresa.